L'idea di scrivere un'opera sulle baruffe cacciotte di Goldoni nasce in una bellissima e suggestiva serata di inizio autunno a Venezia. Fortunato Ortambina, il sovrintendente della Fenice, mi invitò insieme a Damiano Micheletto, facemmo un incontro nel suo ufficio qui in teatro e cominciò a parlare di Goldoni. È sempre un piacere trovare un sovrintendente che diventa anche un vero impresario, una vera presenza proattiva anche nella dimensione creativa. Sono presenze molto rare. Il giorno dopo Micheletto mi chiamò e mi disse: sono convinto che le baruffe può essere il testo, è il testo giusto, il testo adatto per farne un'opera. In quel momento ho avuto proprio un'immagine precisa, che è quella di un affresco. Un affresco io l'ho definito di voci e di nebbia, di voce, di ciacole, di pettegolezzi, di pensieri, di sguardi, di allusioni, di tensione, di amore, di odio, invidie, tutti i sentimenti dell'umano. E in questo Goldoni è lui il vero librettista straordinario, perché ci offre un testo come i grandi drammaturghi della storia. È un'opera dove l'orchestra e i cantanti sono protagonisti di una storia senza fine, una storia ciclica, è una storia che inizia, non si sa bene perché, forse per una zucca o per uno sguardo o per un'allusione, e finisce con una zucca che ritorna di nuovo. Non è naturalmente una commedia di leggerezza, di spensieratezza, dove vengono sfiorati dei temi drammatici. Per certi aspetti, certe venature, la potrei avvicinare a una dimensione brechtiana, di una crudeltà, di un teatro della crudeltà, di una ritualità che appartiene a una collettività che ha bisogno di esprimere tensioni, che ha bisogno di esprimere frustrazioni e che sono sempre riti propiziatori, riti che servono a portare avanti la vita. Il coro è la popolazione di Chioggia, di Ciosa, che è una grande eco di quello che succede ai solisti, ai personaggi e alla disputa di queste due famiglie, alla disputa di queste tre coppie amorose che si prendono e si lasciano. Il coro fa eco a tutto questo. Lo fa con una paletta di colori straordinaria, con una scrittura vocale interessantissima, molto esigente, ma anche molto ricca di soddisfazione. Molte note cantate, ma anche tanti effetti di bisbigliato, di mezzo parlato, di timbri strani che si sovrappongono e fanno degli effetti straordinari. La partitura è molto ricca e la scrittura vocale è veramente vocale. Si canta tutto non con facilità, perché è una partitura esigente, ma con bellezza e con gioia di cantare. Adesso sulle prove di scena Damiano Micheletto sta giustamente ancora approfondendo le inflessioni del parlato, per cui è una lingua come un'altra, la si tratta come una lingua da studiare. Oltretutto il coro ha spesso soltanto delle lunghe vocali, delle eco, come dicevamo, per cui le parole intere, le frasi intere sono meno rispetto ovviamente alla parte dei solisti, che è molto importante. Le baruffe, siamo qui al teatro La Fenice, nelle prove per questa prima esecuzione assoluta, un'opera goldoniana dalle baruffe ciosotte, che di Goldoni mantiene le strutture dialettali, le strutture drammaturgiche, gli eventi che si susseguono in queste baruffe nella Chioggia, con questo paesaggio invernale, nebuloso, questi pescatori consegnati, gettati alla loro esistenza materiale, e nel contesto di questa civiltà di pescatori e di mogli di pescatori si sviluppa una vicenda in cui centrale è il dialetto ciosotto. E questo diventa fondamentale anche per la partitura, perché da un lato le parti vocali vengono portate a seconda dei registri in quelle regioni in cui l'inflessione dialettale, ritmica e timbrica, il colore del registro viene usato in modo particolare per dare questa spontaneità espressiva del gesto e della parola, ma anche per segnalare i diversi caratteri in azione. Una
partitura molto complessa, naturalmente, una partitura in cui l'orchestra sostiene le voci, delinea le baruffe, quindi piena di colori, piena di accenti, piena di diverse articolazioni, e nella dialettica tra palcoscenico e orchestra cerchiamo anche di interpretare questa musica per dare anche tutte le sfaccettature di questa vicenda. C'è la commedia, la brillantezza, l'arguzia di questi personaggi, ma c'è anche la nostalgia, la tristezza, il destino umano di essere consegnati a questa brutalità delle condizioni di povertà, di lavoro, di questo essere consegnati al fatto se la pesca va bene, la pesca va male. E quindi è anche uno specchio di una società di lavoratori che soffre, che patisce, e si tratta quindi di una situazione attualissima e che a tutt'oggi ci può insegnare moltissimo in sensi di diversità culturale, diversità sociale, diversità geografica. E questa partitura è molto ricca appunto di questi spunti e noi speriamo di rendere giustizia ad essa e di portare lo spettacolo nel modo più immediato e più efficace possibile al nostro pubblico in dialetto veneziano, sperando anche di farci qualche risata qui e lì, perché non dimentichiamo, è una commedia. Quest'opera è nata parlando insieme con il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, legata anche alle celebrazioni della casa editrice Marsilio, e da lì subito è nata un po' l'intuizione di usare Goldoni, per il fatto che Goldoni ovviamente è l'emblema del teatro veneziano. È una sfida che accetto con molta curiosità, proprio perché nessuno, quando facciamo le prove, conosce già il materiale, conosce già la musica. Io stesso non ho ancora veramente sentito tutta la musica che Giorgio Battistelli ha composto, non ho mai sentito il coro e l'orchestra insieme a cantare, per cui anche per me è una scoperta continua, e questo vi garantisco che crea un clima durante le prove divertente, anche di grande rispetto. Nessuno ha un pregiudizio sulla musica, nessuno pensa già di sapere come si deve fare quest'opera, e quindi il fatto di fare una cosa nuova secondo me è molto vitale, e io penso che tutti i teatri debbano assolvere a questo compito di offrire al pubblico la musica di oggi con le storie di oggi. Se dovessimo dire qual è il personaggio, chi è il personaggio principale delle baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni, dovremmo dire che è una commedia corale, quindi non ha un personaggio principale. Questa è la risposta giusta, perché è la storia di varie famiglie che si scontrano, che litigano, che si azzuffano, che si amano, che si mollano. Una storia di pescatori, e oltre a questi pescatori l'unico personaggio esterno è il cogidor, e cioè il responsabile della cancelleria tribunale. Però forse il vero personaggio principale delle baruffe di Goldoni è la zucca, che nel dialetto di Goldoni viene chiamata la succa barucca, cioè la zucca arrostita, perché questo è il simbolo scatenante delle baruffe, questa zucca che viene venduta inopportunamente da Toffolo a un'altra ragazza, lui regala una fetta di questa zucca, e questo è, come dire, il motivo per cui nasce poi una catena di pettegolezzi, di gelosie, di rabbie che innescano le baruffe. Quindi tutto parte da questo oggetto, da questa zucca, da questa succa barucca, che anche nel nostro allestimento avrà un valore un po' simbolico, no? Come una sorta di frutto quasi afrodisiaco che in qualche modo risveglia, no, il divertimento e la curiosità di queste donne, da cui parte tutta la storia. Queste donne che stanno aspettando i pescatori che tornano dopo un lungo periodo in cui sono fuori in mare, e quindi nell'attesa, nella solitudine, il bisogno del divertimento. E come spessissimo accadde nelle commedie di Goldoni, le donne sono protagoniste assolute, caratteri forti, dominanti, audaci, divertenti, erotiche. Quindi anche nella società di oggi, penso, dove si parla molto anche della importanza, della rinascita, del valore, no, della donna, e dell'importanza che la donna si affermi al 100% in una società dominata dagli uomini, penso che rileggere Goldoni ci dia molti spunti, anche ironici, per dare questo valore bello e autentico alla figura femminile. Allora, io di solito do sempre un titolo, no, alle scene che faccio.
E direi che in questo caso il titolo è Una macchina dell'inquietudine, perché una cosa interessante che proprio parte dal libretto all'inizio è proprio questa inquietudine di due tipi, emotivo e atmosferico. E infatti parlano di scirocco, di vento. E quindi per raccontare l'emotività, no, la baruffa, aumentata dall'agente atmosferico, dal vento, dallo scirocco, no, che poi è molto Venezia, è molto legato proprio al luogo, allora mi sono chiesto come io posso raccontare questo attraverso uno spazio. Provo a raccontarlo attraverso delle macchine. E io le chiamo macchine emotive, no? Allora, la prima è proprio questa qua, che è il teatro. Quindi ho deciso che praticamente di far vedere la Fenice nuda completamente, per cui è la prima macchina che sarà completamente a vista dal pubblico, per cui il teatro, cui tutti i macchinari completamente a vista, senza quinte, senza niente, tutto alla vista del pubblico. La seconda macchina c'è la nebbia, no? Il famoso Caigo, dicono. E la nebbia l'ho creata attraverso un voile, che è quello che vedete dietro. Per cui c'è questa grande cornice che fa un grande movimento a terra e sale su, che è proprio una macchina della nebbia, cioè come se la nebbia salisse. E poi abbiamo il vento. Sopra, non so se le vedi, abbiamo tre enormi pale che creano proprio questo vento, creano questa inquietudine, appunto. Quindi l'agente atmosferico, ma in realtà è qualcosa che muove dentro. E poi abbiamo un altro concetto che ti faccio vedere qui, e questi muri sono per me due cose. Allora, uno è il materiale, che è proprio un legno grezzo, perché volevo ci fosse una connessione tra il legno dei pontili dei pescatori, no? Questa è una storia che parla di pescatori, per cui, come dire, il legno, il salso, cioè che fosse una materia grezza, che si muovono come una specie dei figuranti, come una specie di labirinto, no? Il labirinto di Venezia, ma racconta un labirinto di emozioni. E tutti questi macchinari insieme creano proprio la struttura scenica. Nel finale questo vento passa, questa proprio emotività, no? Questa furia poi passa, come una tempesta che passa, e abbiamo appunto la luce. Adesso purtroppo non lo vedi, però la luce sarà rappresentata per noi da un'ulteriore macchina, che è questo grande proiettore da cinema che illuminerà poi tutta la Fenice, quindi avremo solo quel proiettore, e quindi è la luce che arriva dopo la tempesta. E questo grande velo che apriremo, che è poi il simbolo del matrimonio con il riso, eccetera, che come dire, racconta i festeggiamenti del finale. Siamo partiti appunto dall'idea di un Settecento, però un Settecento che non è il Settecento edulcorato. Il nostro Settecento è un Settecento molto duro, torbido direi. Rappresenta personaggi popolani, molto semplici, umili, pescatori. La prima cosa che mi è venuta in mente sono stati i cacciatori di Pietro Longhi. Longhi mi suggestiona perché tende sempre a spogliare il Settecento da ogni decorativismo. Infatti, ad esempio, Toffolo un po' ricorda proprio Giacchini di quei personaggi. Oltre a Longhi, Giacomo Ceruti, che appunto è detto il pitocchetto, proprio perché rappresentava i pitocchi, cioè la gente più semplice. La cosa che mi ha colpito di questo pittore, i volti, la fierezza, diciamo, di questi personaggi nella loro umiltà, la prima cosa che ho fatto è stata eliminare le parrucche e ho chiesto di non truccarli, quindi capelli sudati, sporchi, far sentire e trasudare quello che era il clima anche in cui vivono questi personaggi. Sono dei colori melmosi, sono dei verdi melmosi, dei fanghi che possiamo vedere ad esempio nelle bricole corrose dall'acqua. E così anche per quanto riguarda i materiali, sono materiali molto semplici, naturali, come i lini, le lane, come una vicinanza alla natura. È stato fatto un lavoro enorme di tinture, invecchiamenti, proprio per restituire questa patina e l'usura su ogni costume. Isidoro, che invece ha una parrucca settecentesca. In realtà Isidoro si differenzia da tutti gli altri personaggi anche per il suo linguaggio, e lui è l'unico, come se non si sporca, lascia sporcare gli altri. E un altro che appunto rimane meno invecchiato appunto è Padron Vincenzo.